Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi del capitolo 919 di One Piece, spiegare cosa è successo e teorizzare qualcosa su di esso. In questo capitolo abbiamo avuto una grande rivelazione shock. Ebbene sì, anche in One Piece ci sono i viaggi nel tempo. Grande Joe. Ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Sulla copertina Oda ci ha mostrato gli ultimi quattro membri della grande flotta di Cappello di Paglia, ovvero Hideo, Leo, Hirudin e Dorlumbus. Io credo che questa sia la parte finale, ma se così non fosse, penso che nel prossimo capitolo Oda ci mostrerà la bandiera che stava disegnando Bellamy. Il capitolo inizia con Tama che saluta Rufy in groppa a Speed, che a quanto pare rimarrà con lei, e questa non è una cosa da prendere sotto gamba. Sicuramente in futuro nella saga di Wa il suo aiuto sarà indispensabile. Inoltre Cappello di Paglia si è tenuta la Nidai Kitetsu, perché senza di essa non poteva sembrare un samurai, anche se non l'ha mai usata realmente. Ed infine prende in prestito anche il Komainu, quindi è quasi inevitabile che incontrerà un'altra volta la bambina in futuro. Tutto il villaggio di Okobore ringrazia Rufy Taro per avergli portato del cibo, che non vedevano da tantissimo tempo. Luffy rimane disgustato dato che gli sembra strano che dei pirati facciano del bene. E a me sembra strano però che tutto questo tempo che ha passato con i Mugiwara non abbia capito come sono fatti alla fin fine. Tutto il gruppo parte in groppa al Komainu ed anche Kiku parte con loro, e Zoro capisce subito che la samurai nasconde qualcosa. Intanto, alla capitale dell'isola di Wa, i bambini studiano la differenza tra paese aperto e paese chiuso, e come essi odino i clan Kotsuki e i suoi uomini, chiamati Nove Foderi Rossi, per via che questi avrebbero voluto aprire le frontiere del paese, ma grazie allo Shogun Orochi tutto ciò non avvenne, perché li uccise ben 20 anni fa. Inoltre abbiamo avuto un'altra importante informazione su Kurozumi, infatti veniamo a conoscenza che egli usa lo stile a due spade, e possiamo supporre che possegga due spade Saijo Wazamono, ovvero quelle di suprema fattura. La maestra potrebbe essere un gifter, dato che a quanto pare possiede i poteri di un frutto zona del serpente. Sempre nella capitale, in una locanda, un samurai dal nome di Inemuri Kyoshiro parla male dello shogun, dandogli del codardo, e inizia improvvisamente a parlare della moglie di Ode, dove quest'ultima, prima di morire bruciata, disse qualcosa di veramente misterioso, una specie di profezia, ovvero... Sei come la luna che non sa niente dell'alba. Se un desiderio appassionato può essere esaudito, allora che nove ombre siano scagliate insieme attraverso 20 anni di notte illuminate dalla luna. Solo allora conoscerai lo splendore dell'alba. Ovviamente lo shogun l'ha interpretata a suo modo, ovvero che tra 20 anni arriveranno nove samurai che lo uccideranno e apriranno le frontiere, e il tutto accadrà al bagliore della luna piena. Tutto ciò viene detto in presenza della Geisha Robin. Forse potrebbe essere banale e scontato, ma credo che le nove ombre di cui parla la moglie di Oden siano proprio i Mugiwara. Infatti loro sono nove, senza contare Jinbei dato che è assente. Quindi saranno loro che in una notte di luna piena, e qui possiamo solo pensare ad una cosa, la forma su Long dei visoni, sconfiggeranno lo shogun ed apriranno le frontiere di Wano. Ovviamente questa è una teoria buttata lì al volo, ma a volte le cose scontate potrebbero anche rivelarsi esatte. Il gruppo di Zoro arriva alle rovine del castello di Oden, ma stranamente Zoro è scomparso. Ovviamente sembra che si sia perso, ma credo che abbia visto qualcosa durante il viaggio e quindi si è sceso. Ma la domanda che mi pongo è, cosa ha visto? E dove si trova in questo momento Zoro? Rufy vede le lapidi di Momonosuke e Company e quindi subito pensa che siano morti. Ma dopo alcune strane parole di Law, un malandato Kinemon appare davanti al Cappello di Paglia e purtroppo è stato male per via di un brutto mal di pancia, penso dovuto al cibo inquinato proprio come è successo a Beppo. Kiku diventa entusiasta appena vede Kinemon e sembra proprio che conosca sia lui che Momonosuke. Infatti come possiamo vedere anche quest'ultimo è arrivato a Wano. Quindi anche una Rush e i suoi uomini dovrebbero essere lì. Forse staranno preparando il terreno per l'imminente guerra. Finalmente rivediamo il gruppo di Sanji. Infatti quest'ultimi hanno cercato Rufy dappertutto, anche in fondo all'oceano, ed hanno trovato addirittura la sua Viver Card. In un secondo momento sono riusciti a contattare Kinemon ed arrivare alle rovine del castello di Oden. Dopodiché la scena si sposta dentro una stanza del castello in rovina, dove Kinemon ammette che avevano ancora un segreto da rivelare, ovvero che lui, Momonosuke, Kanjuro, Raizo e a quanto pare anche Kiku vengono dal passato, esattamente 20 anni prima, e sono arrivati lì grazie ad un viaggio nel tempo. Questa è stata una rivelazione veramente scioccante. Oda ha deciso di inserire i viaggi nel tempo nella sua opera, cosa che aveva sicuramente deciso molto tempo addietro. Quindi ora si spiega come Momonosuke abbia incontrato Roger quando era piccolo, perché il bambino era realmente presente quando vide il re dei pirati. Ora la domanda sorge spontanea. Come hanno viaggiato nel tempo?
La risposta potrebbe sembrare anch'essa alquanto scontata, ma io credo proprio che sia stato grazie ad un frutto del diavolo. E ricordando le parole misteriose della madre di Momonosuke sul punto di morte, penso proprio che lei abbia posseduto tali poteri. Ovviamente aspetto con ansia lo spiegone di Oda. E voi come sempre fatemi sapere cosa ne pensate, e non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Legacy. E noi ci sentiamo in un prossimo video.